Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo quarto e con buona probabilità e pace dei sensi conclusivo episodio di Dino Crisis 2 per PS1. Penso sia l'episodio conclusivo perché in realtà dovrebbe mancare veramente poco, almeno da quello che so. Non l'ho finito ancora il gioco, io ero arrivato più o meno fino a questo punto la scorsa volta, ma insomma a giudicare da quello che abbiamo fatto finora penso che ci siamo. Eravamo di Dwarf City, ok? Dobbiamo tornare verso la giungla perché abbiamo trovato la maschera antigas che ci permette di attraversare indenni la zona quella col gas velenoso e quindi possiamo raggiungere così il silo missilistico. Ora dobbiamo raggiungere quella zona, né più né meno. Diciamo, per l'appunto, dovrebbe essere l'episodio finale, quindi insomma spero che vi sia piaciuto finora, speriamo di concludere il gioco nel migliore dei modi. Devo decidere in realtà adesso che cosa iniziare dopo questo, nel frattempo che raggiungiamo la prossima zona di interesse. Non ho ancora deciso sinceramente, penso comunque che dovrei andare di qua, sì. Penso comunque che rimarrò su PS1, ho un paio di idee a riguardo. Penso rimarrò su PS1 perché è una console che recentemente mi ha di nuovo triggerato abbastanza, complice anche appunto questo gameplay di Dino Crisis 2, e quindi penso rimarrò ancora qui. Ho un paio di idee che non vi voglio ancora insomma svelare, vi lascio un attimo il gusto della scoperta per quando caricherò il prossimo gameplay, ma penso che penso che rimarrò qua su PS1, almeno questa sarebbe l'idea. Poi ehi, oh, non sei morto. Minchia, gli altri, i mostri acquatici con un colpo, forse perché era l'arma a cui erano particolarmente deboli, ma cazzarola, li facevo fuori molto prima. Bene, vediamo. Devo ancora decidere, ma insomma in questi giorni deciderò, anche perché comunque faccio solitamente sessioni di registrazione abbastanza lunga, nel senso che cerco di ricavarmi una giornata all'interno della settimana per registrare, e quindi una volta che decido il gioco spingo forte su quello. Quindi devo decidere cosa fare per poi dedicarmici in maniera importante. Allora, qua stiamo andando nella parte giusta, io credo di sì. Sì, perché devo raggiungere, che devo attraversare tutta questa zona, devo girare a, insomma, andare nell'unico punto in cui non sono ancora andato. In realtà non dovrebbe essere molto complicato. Ma bravi. Oh, hai rotto il cazzo. Muori. Ma guarda un po', ancora non mi avevano colpito. Ah, di qua. L'unica zona in cui non eravamo ancora andati. Zona gas velenoso. E Regina dovrebbe indossare, come ci diceva, per appunto, la maschera antigas in maniera automatica. Di qua non so se ci sono nemici in realtà. Comunque continuo a ribadire. A parte che, allora, a livello registico il gioco secondo me non è eccessivamente figo, ma ha alcune idee molto interessanti, tipo queste inquadrature così. Ha il suo perché. Ha il suo perché. Ma continuo a dire che questi giochi guardate qua regia, cioè ci sta. Questi giochi confondali pre-renderizzati, fatti in questo modo qui, cioè, diciamo che quella scelta gli ha permesso di diventare dei giochi abbastanza eterni, perché sono continuamente godibili anche adesso, sono passati 20 anni e cazzo sono sempre fighi. Guardate qua che belli. Diari e altri oggetti personali dei ricercatori sono sparsi dappertutto. Non c'è nessun Dino File. Tra Dino File dovrebbero essere 11, non so quanti ne ho in realtà al momento. Non penso di averli trovati tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Me ne mancano 3. E vabbè, d'altra parte non sono stato lì a cercare guide, non guide. Sono andato un po' così alla cieca. Allora, munizioni. Beh, carichiamo queste. Non credo che ci serviranno, perché in realtà dovrebbero essere delle borsette abbastanza teleguidate. Tra l'altro una roba, supporto, questa qua non l'avevo comprato, perché non la posso ancora comprare, la scheda d'oro, quella che ci raddoppia i punti estinzione. Questa in realtà, allo stato attuale del gameplay, non ci serve più a niente, mi pare più che ovvio. Ci serve, ci potrebbe servire, anzi ci servirà, nel momento in cui vogliamo andare a fare un New Game Plus,
e quindi andare a ripetere il gioco, ok? Ma minchia, mannaggia la pupazza. Qua ho fatto bene però a rifillare i colpi, eh. Ola! Ma va. Fanbagno. Cosa serve che sparo, scusa? Se sparo non cadete, non è un problema. Minchia. Allora, sicuramente dovrò scendere lì sotto, ma prima voi morite. Che dici? Scendiamo giù di qua. Cavolo di Velociraptor, cazzo, erano già fastidiosi in Jurassic Park. Effettivamente pure qua sono tediosi. Ok, un laboratorio. Qua troviamo. Sembra sia alimentato. Vuoi utilizzarlo? Sì. Hai preso il disco dati terza energia. Oh, finalmente. Obiettivi di missione aggiornati. Missione completata. Ritorna vivo al tuo periodo temporale. Ok. Sarà facile, no? Direte voi. Certo. Non è più necessario utilizzarlo. Va bene. Quindi l'obiettivo era questo: venire qui e cercare questo disco dei dati terza energia. Da questa parte non possiamo andare. E quindi si torna fuori. Sito di lancio. Finita la musica. Quindi qualcosa starà per succedere. You again? Persistent thing, aren't you? Dylan, you scared me. I finally found the third energy data disk. Great. Now we can get out of here. I brought the patrol ship around behind the building. Come on, let's go. What? It's our Cyclops friend again. It can't be. That T-Rex is already... Attack on missile launcher confirmed. Activating emergency interception mode. Missile will launch in 10 minutes. Evacuate immediately. The computer's malfunctioned. This is not good. Where's the control panel for the missile? It's inside the warhead. I'll go in and shut off the controller. You go ahead and evacuate. Okay. You be careful. Hai 10 minuti per disarmare la modalità d'emergenza di intercettazione della testata. La chiave per abbattere il gigantesco dinosauro è utilizzare il sistema di controllo dell'immissione del gas infiammabile sulla passerella. Cioè, ti dicono proprio come lo devi combattere, non c'è modo di sbagliare. Peraltro, ok, innanzitutto vuol dire che ci serve il lanciafiamme che non abbiamo rifillato, speriamo che basti. E
Pensavamo noi che il T-Rex fosse il boss finale, invece, da-dan, sorpresa, c'è un T-Rex ancora più grosso, che probabilmente non sarà un T-Rex, ma sarà un altro tipo di nemico, ed è incredibile come, per quanto sia un boss, il T-Rex che abbiamo affrontato finora, bell'occhio, no? Sempre lui, lo abbiamo temuto per tutto il gioco, lo abbiamo odiato per tutto il gioco, ma è incredibile, nel momento in cui arriva un nemico più grosso e più forte di lui e gli fa il culo, noi, o perlomeno io parlo per me in prima persona, provo pena per lui perché mi c'ero affezionato nel frattempo. Cose strane. Comunque, classico finale alla gioco Capcom di quegli anni, Resident Evil, ok? Timer, boss un po' teleguidato e via pedalare. Quindi cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo attivare questi. Vuoi premere? Sì. E poi infiammiamo. Dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questa roba qua per 5-6 volte, probabilmente. Ok? Quindi attiviamo il gas e poi lo infiammiamo. Dopodiché scappiamo dall'altro lato. Ovviamente lui ci romperà il cazzo. Mi pare più ovvio. Ce ne sono due. Di questi interruttori, qua sono anche dei medikit. Se è troppo carico, e se no, questo lo posso prendere. Ok, questo lo prendiamo. Tanto, ovviamente, questo ci colpisce. Certo, tirati su e curati adesso. Ok, perché anche i ruggiti dovrebbero sbatterci a terra. Tra l'altro, medikit medio dovrebbe bastare. Ovviamente, poi una volta attivati questi interruttori, eccolo qua. Questo. Una volta attivati questi interruttori, poi ci vuole un pochino prima che si riattivino. E quindi. Ma cazzo, mi ha sbattuto. È riuscito a sbattermi a terra. Ah no, ok. Sono in più. E bisogna quindi andare da una parte all'altra cercando di stare in piedi. Ok. E un pochino di danno lo si prende per forza, è inevitabile, ragazzi. Nel frattempo quello di là dovrebbe essersi riattivato. Prima che tu, il tempo che arrivi di là, lui, wow, ruggito, colpo di testa e boom. Ok. Non mi ricordo quante volte va fatta questa roba, penso 5-6 volte. Allora abbiamo fatto 5 volte, giusto? Minchia, carico pesante. Cazzo, hai mangiato al canile. Ok, 15.000 punti. Avessimo già avuto la tessera d'oro, cazzo, erano 30.000 punti facili facili questi. Benissimo, quindi dobbiamo andare adesso a disattivare la testata. E ce la farei, penso di sì, perché insomma, 8 minuti e mezzo, ci avrebbe messo neanche un minuto e mezzo a buttarlo giù, quindi direi che ce la facciamo. Qua, ah, ok, l'alimentazione elettrica del ponte è disattivata su schermo, è mostrato il programma di riposizione della corrente, insomma, solita roba come prima, bisogna tenere attivi, però, armi secondarie. Questo editore, equipaggiamolo. Ok, e qui già equipaggiamo anche un'arma prima. Ok, non l'avevo equipaggiato, pardon. Quindi, bisogna tenerli attivi. Sono 5, quindi non è semplice come quello della scorsa volta. Il tempo qua è limitato, quindi bisogna fare molta attenzione. Non abbiamo grossi margini di errore. Ok. Occhio, perché adesso cominceranno a tiltare in maniera importante. Andiamo in ordine in base a quelli che si attivano, perché poi sono quelli che si disattivano prima. Basta, ok, meno male, ce l'abbiamo fatta. E si riattiva il ponte. Molto bene. Quindi andiamo su di qua. Andiamo a raggiungere la cima di questa torre metallica. Andiamo a disattivare il lancio del missile.
veloce, in realtà abbiamo 7 minuti, perché per arrampicarci su di qua 7 minuti dovrebbero bastare. Si spera. Ok, eccolo qui. È il sistema di controllo della testata, da cui puoi aprire la copertura. Puoi utilizzare il terminale, sì. Perfetto. E da qua andiamo a... La modalità di emergenza di intercettazione attiva. Vuoi disattivare il programma? Sì. Perfetto. Disattivate. La musica di emergenza è conclusa. Si sentono solo più i passi metallici di Regina. Scendiamo. Ok. Voi direte, wow, è finito. Bravo Fabio. Complimenti. Non proprio. Attention, missile destroyed. Warning, warhead armed. Evacuate immediately. Bene, quindi tutto quello che abbiamo fatto finora non è servito assolutamente a niente. Allora, adesso effettivamente con quello che abbiamo guadagnato, sì, questa ce la possiamo comprare e la teniamo. Così i punti esperienza che guadagneremo da qui a fine gioco saranno raddoppiati. Armi, non è il caso di comprare armi adesso. Medikit, ce li abbiamo. Munizioni. Ah, ecco, una cosa conviene fare. Beh, questi qua li possiamo rifillare e va bene. Conviene, adesso vi faccio vedere una roba, queste le rifilliamo, anche queste, perché qua ci dovrebbe essere un tipo di nemico, quelli che abbiamo trovato nella caverna, nelle cave, che sono abbastanza tenaci. Buttarli giù con le armi, anche col mitragliatore potente, non se ne esce. Arma secondaria, questo, lanciamine. Questi qua così li ribalta sotto sopra e abbiamo vita un pelo più facile. Perché dovrebbero esserci questi nemici qua adesso, se non ricordo male da cose che ho visto. Porta accesso al retro 1. Vediamo. Mi pare, quelle specie di draghi di Komodo. Sì. Ok, 1200. Beh. E qua punti ne facciamo, eh. Se non mi colpiscono, facciamo anche il bonus. Due ne uccisi? Bello quest'arma, perché fa lanciamine, ma fa anche un passettino indietro. Nient'altro? Mi ha chiesto che era comodo fare punti. 13.440. Più 6.000. Abbiamo fatto 19.000. Zanzara. Al primo di novembre. Abbiamo fatto... No, cazzo. Abbiamo fatto 20.000 punti in quest'area. Incredibile. Qua, tanta roba, ragazzi. Punto debole è la pancia, quindi girandoli sotto sopra. Ce ne sono altri? Sì, dai. Ma perché non dovrei ucciderti? Ma dai, ma perché non ti dovrei uccidere? Sono punti facili. Altri? No? Ok, me ne vado. 6.960 punti. Buono. Are you okay, Regina? Get on, quick! Oh, give me a break, man! We're dead! We have to get as far away from this place as possible. Let's head down the river. Great!
Great, the water gate's closed. We can't go any further. Wait, there's a valve. Maybe we can open the gate manually. Whoa! Let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Okay, up there. Right. Well, here goes. Ok, fuoco di copertura. Copri David mentre apre la chiusa utilizzando la mitragliatrice in cima alla torre di guardia. Subito difeso benissimo, complimenti. Complimentoni. Perché la mira non è semplicissima comunque. Tutto in acqua. Ok. Benissimo. Cerchiamo di tenere David al sicuro. Non è semplice, lo posso assicurare. Intanto come faccio a non colpire lui? Ce lo si chiede un po' tutti. Ok. Ammazza. Va bene. Ce l'ha fatta, David, complimenti. I rule! Bingo! Dylan, let's go back! Watch out! What did you say? Home. I don't understand. You want me to come with you? Ok, tra l'altro, mi si conferma il cliché dell'elicotterista nei giochi Capcom. Doveva morire, mi pare ovvio. Proteggi la galassia dei dinosauri attraverso la giungla. Home? Ok. Bene. Ancora. Muori. Dobbiamo tenerla sicuro perché è molto lenta. Minchia, erate armati fino al collo, cazzo. E muori. Ok. Adesso niente, armi zero. Oi là. Ancora. Stai giù. Okay. Mi raccomando, ovviamente, con passo bello cadenzato, no? Mi pare giusto. Cioè. Dai, un po'. Ok. Non ci facciamo una bella corsetta per fare in fretta, no? Per non rischiare la vita. Va bene, cazzo. Ok, sì, una passeggiata nel bosco. Tanto è tutto tranquillo qua, no? Ma mannaggia la puttana. Fa la mira automatica. Però. Ok. Fa la mira automatica, ma loro nel frattempo si spostano e quella mira automatica lì non serve più a niente. Incredibile. Vai. Vai.
Su via. C'è il sensore, passa al bracciale. Ok. Tanto punti esperienza. Ah, nel frattempo abbiamo accumulato un bel po' di punti estinzione. Ok. Ma mannaggia la puttana. Ma muori. Mannaggia la miseria. Poi sono uno da una parte, uno dall'altra. Minchia, mi sta muovendo male la tipa. Uno e l'altro. Non mi morire, per favore. Potrei utilizzare anche l'altro. Minchia. Non mi morire, cazzo. Non voglio ripetere il pezzo. Per favore. Non mi morire. Ok. No. Stai lì. Infame. Che io devo salire le scale. Altrimenti... Minchia, che culo. Lasciatemela stare. Non ha più niente di vita. Per cortesia. Apri sta porta. Sappiamo che si è finita qua la sezione di protezione della tipa, perché altrimenti siamo rovinati. Anche perché non la posso curare. Quindi... Ah, meno male. Ok. Ok, quindi... vabbè. Però adesso i cazzi sono miei. Benissimo. In realtà io ho anche il cannone portatile, da utilizzare, però solo 50 proiettili, quindi in realtà non... ce ne viene molto... Ok, allora, su di qua, bam, ovviamente, è il sistema di controllo della serranda, sono attivati 4 blocchi di sicurezza, quindi, indovina un po' cosa dovremmo fare... Quattro blocchi di sicurezza. E il pannello del sistema di alimentazione. Lo vuoi utilizzare? Sì. E uno. Sono 4 fusibili praticamente da agganciare. Che dico io? Perché i sistemi di sicurezza sono... Vabbè. No, ho sparato però, eh. Ha disgraziato! Ha disgraziato! Questo è un altro. Beep. Tutti ovviamente colorati diversi, no? Per fare anche un po' di coreografia, no? Mi pare giusto. E allora cosa cazzo serve che io ti spari? Spiegami cosa cazzo serve. E... Upla. Siete tanti però, eh. La puttana. Muori. Diciamo che ormai quest'arma qui a fine gioco è obsoleta. Quindi bisognerebbe utilizzare il cannone. Che in realtà poi potremmo anche... Ma scusa. Tanto è a fine gioco. Non penso ci servirà più molto. Armi. Ok, abbiamo solo 50 proiettili. Fucile anticarro. Porca puttana. Solo 50 proiettili. Però... Bam. Bam! No! Che dici? Sì! Può essere un'idea! No? Può essere un'idea! Dai, ti faccio salire su! Via! Va là! Sono solo 50 proiettili che costano una fucilata, tra l'altro per appunto un fucile, quindi... Non potrebbe costare diversa... Senza parole! Senza parole! E stessa cosa... Di là! Quindi si sale. Andiamo a disattivare l'ultimo interruttore. Boom. Bravo. Ok. Peccato, qua potevamo fare veramente tanti punti. Se non ci fossero stati intoppi. Ok.
E anche il fusibile rosso l'abbiamo inserito. Ok. Lo abbiamo stantuffato. Decisamente bene. Muore. Minchia, un fucile anticarro. Porca Eva. Bam, in un colpo. Minchia, della stanza. Una testata nucleare portatile praticamente questo fucile. E voilà. Anche qua alla cieca. Ok. Disattiviamo questa barriera laser. E andiamo avanti. Ancora nemici alle spalle che arrivano nel frattempo. Però 7000 punti abbondanti li abbiamo presi. E qua? Note del sovrintendente. Ok. Quindi proprio la parte finale questa. Sapevo che sarebbe finita così. Umani e dinosauri non possono coesistere assieme. Se sacrifichiamo le nostre vite lasceremo almeno una possibilità di salvezza al genere umano. L'origine della situazione è che l'intera base in cui siamo intrappolati è stata costruita per permettere lo sviluppo dei dinosauri. Io, sovrintendente della struttura, sono l'unico sopravvissuto, ma non dovrei essere qui. Non esiste futuro per questo mondo. I bambini attaccati dai dinosauri sono stati messi in camere di supporto. Posso solo sperare che la gente del passato, tra virgolette, si prenderà cura di loro. Quindi, ci stavano aspettando, diciamo. Le camere di supporto possono infatti curare qualsiasi ferita, indipendentemente dalla gravità. Inoltre, le camere di supporto forniscono la conoscenza, insegnando all'occupante ciò che noi sappiamo su questo mondo. Le camere, però, erano state progettate per incubare dinosauri, non gli umani. Ciò che impareranno sarà perciò correlato alla coesione con essi. La tragedia è però l'effetto collaterale dell'incubazione. I bambini perderanno l'uso della parola, abbiamo visto, e il loro istinto primario sarà quello di proteggere i dinosauri. Ho lasciato questo messaggio per coloro che un giorno arriveranno in questo complesso. Non sono pentito di ciò che ho fatto. Capito? Quindi ci stavano aspettando, sostanzialmente. I dati ambientali sul perimetro del centro sono qui riprodotti. L'immagine mostra come la giungla ricoprisse l'area ora occupata da Edward City. Ok. Quindi abbiamo capito il motivo di questi bambini strani, aggressivi. Per questo motivo. Sala sovrintendente. Ok, qua. Ennesimo file. Piano Arca di Noè. Anno 2009. Tutto cominciò nella piccola repubblica del Bolzinia, nei mari meridionali. Il primo sovraccarico fu l'inizio di tutto. Durante l'esperimento qualcosa andò storto. Causando un ingestibile strappo nel continuum spazio-temporale. Ritorno al futuro. Fino all'era Cretacea. Comunque era causando, non causano. Va bene. Furono compiuti degli studi sugli effetti biologici causati dal fallito esperimento. Il risultato fu veramente sconvolgente. La mostruosa distorsione spazio-temporale avrebbe avuto drammatici effetti sugli organismi viventi dell'era Cretacea. La storia della Terra sarebbe stata globalmente riscritta, prevedendo addirittura la comparsa del genere umano. Fu ideato un piano per trasportare attraverso un portale temporale le creature viventi del Cretaceo nel lontano futuro in un ambiente a loro congeniale. Capito? Dopo il passaggio della crisi spazio-temporale, gli organismi sarebbero stati riportati al loro tempo originale. Il piano fu denominato Arca di Noè. Questa sembra l'unica soluzione possibile per la sopravvivenza della nostra razza. Speriamo nel successo della missione. Con la presente ne autorizziamo l'immediata esecuzione. Consiglio centrale WAP. Wow. Così capiamo un pochino cosa cazzo stava succedendo, in effetti. Sei troppo carico. Mi posso curare? Te. Cura. Medikit medio. Così, prendiamo questo, dovrebbe essere un medikit grande. Perfetto. Probabilmente questo è l'ultimo terminale. Prima di terminare. Ah, grande battuta. Allora, munizioni, non credo ci serviranno. Ma volendo andare a rifillare, insomma, non ci costa granché. Supporto, nel frattempo non ci ha dato altro. Armi, sempre uguale. Perfetto, quindi dovremmo essere alla fine. Ci dovremmo essere. Ah, un altro. Vabbè, tanto questo qua era un medikit medio, ce ne frega relativamente poco. Ok. Sala grande laboratorio. O sala grande laboratorio. Vabbè, quello che è, quello che è. Allora, scendiamo giù di qua. È molto Capcom di quegli anni, questa ambientazione. Lieutenant Morton. What? A hologram? How does he know my name?
There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. 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 Paula? Is that your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Take the children back to your time. And now, I should introduce myself. I am former Special Forces TRAD member, Colonel Dylan Morton. What? You're myself in the future? System has been manually activated. Detonation in 5 minutes. What? You turned it on. Ok, quindi cosa dobbiamo andare a fare?
sopravvivere a questo disgraziato che ci attaccherà in maniera improbabile. Ok, scappiamo dal ponte prima di farci buttare giù. Che culo. Allora, tirati su. Bene. Parte finale. 5 minuti, minchia, aveva sempre il pepe al culo. Sempre il pepe al culo. Non mi ricordo se devo andare prima da questo lato o dall'altro. Cazzo. Non mi ricordo. Aspetta. Sono determinati da attivare in maniera conseguenziale. Ma non mi ricordo se prima questo. Probabilmente prima questo. Vai di qua. Minchia, non vedo dove sta andando. C'ho il nemico davanti. È un pannello d'emergenza per aprire la linea di comunicazione con il sistema d'attacco satellitare. Lo vuoi utilizzare? Sì. Communication line is now connected. Ok. Poi. Niente, non lo posso neanche fare male. Minchia. Quando comincio a far così non se ne viene a caso. Curati. Tanto abbiamo tutti i curativi che vogliamo, Dai. Che palle! Butta giù. In sé per sé questa boss fight dovrebbe essere veloce e semplice. Il problema è lui che la rende molto complicata, perché ci butta giù, ci alita in faccia. Mannaggia la puttana. Ok. E il pannello per impostare il bersaglio. Il dinosauro gigante è stato inquadrato. Lo spedire le informazioni al satellite. Sì. Quindi abbiamo attivato il sistema di comunicazione, abbiamo dato i dati, e ora dobbiamo sparare. Quindi andiamo al terminale centrale, ovviamente ci romperà il cazzo, mi pare più che ovvio. Vabbè, tanto qua non si può fare diversamente, ragazzi, per forza così. Non c'è modo, bisogna, quando inizia bisogna lasciarlo sfogare. Tanto non c'è modo di buttarlo giù, non c'è modo di rallentarlo, non c'è modo di fare niente. Questa parte andiamo a attivare il sistema d'attacco. Fine. Ok, diciamo che è tutto estremamente fantasioso, ok, è un videogioco, va bene. Però siamo 3 milioni di anni nel futuro, innanzitutto che ci sono ancora delle strutture del genere in piedi dopo 3 milioni di anni e che siano funzionanti dei computer, della corrente elettrica, va bene. Ma che ci sia un satellite dopo 3 milioni di anni ancora attivo per fare questa roba qua, va bene. Gli diamo la licenza poetica, via. Ok. Regina! Are you alright? Yeah, we don't have much time left. Let's use this gate and get out of here. Whoa! Dylan, what?
don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I... Dylan. I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Così finisce Dino Crisis 2. Come ne è sembrato? Bello, eh? È stato veramente figo, tra l'altro, perché questa musica così violenta, rock pesante alla fine, che non si capisce un cazzo. Va bene, comunque, bello, bello, bello. A me è piaciuto, è molto corto, perché in realtà sono state 4 parti, in tutto abbiamo giocato meno di 4 ore, circa 4 ore, diciamo. Quindi è un'avventura che si porta a termine in pochissimo tempo, però... è molto godibile a livello di gameplay, molto divertente, la storia ha il suo perché, sta in piedi decisamente bene, bello l'effetto sorpresa finale, con Dylan insomma che scopre questa cosa qui, scopre di avere una figlia diciamo 3 milioni di anni nel futuro, che insomma sono proprio le sorprese che ti allietano la giornata, no? E diciamo che c'erano tutte le premesse per un seguito diretto di questo titolo, visto quello che si dice appunto nelle fasi conclusive, ci sarebbe stato. Ora io sinceramente il The Third Birthday non l'ho giocato, quello su PSP, ce l'ho ma non l'ho giocato, sarei curioso di vedere che cosa ho da offrire. Da quello che ho visto mi sembra di capire che sia abbastanza slegato dai primi due e che sia per l'ennesima volta un gioco dal gameplay completamente diverso sia dal primo che dal secondo. Non lo so, potrei anche portarlo in realtà, così da concludere la trilogia, tra virgolette, qua su YouTube. Vediamo, non penso nell'immediato, ma probabilmente lo faremo. E detto questo, si possono skippare i filmati che io solitamente non amo guardare? No, quindi li lasciamo finire e poi insomma diamo gli ultimi saluti finali. Presented by Capcom. Bene, e quindi anche questo titolo l'abbiamo concluso. Non so neanche più che numero di gameplay siamo arrivati. Voglio vedere più che altro se mi sblocca qualcosa. Sicuramente lo farà. Non mi sbloccherà, penso, qualcosa legato alla raccolta di tutti i dino file che non ho fatto. Tempo di gioco 3 ore e 48, avevo detto meno di 4 ore. Punti estinzione 315.790. Dino file 8 su 11.
punteggio ha comunque, perché l'abbiamo finito in relativamente poco tempo. Quindi abbiamo fatto una buona partita. Bonus: Extra Crisis. È stato aggiunto un gioco bonus Dino Colosseum, che è una sorta di battaglia tra dinosauri. Aggiungi giocatore, possiamo comprare degli altri giocatori, insomma, altri personaggi da utilizzare. Carro armato possiamo utilizzare, lo compriamo, cazzo. Direi di sì. E poi compriamo Rick. Va bene. Cazzo, mancava poco per comprare anche l'ultimo. Vabbè, non importa. E non mi interessa salvare, tanto poi c'ho il save state. Ok, quindi si può fare. Ricomincia, quindi inizia una nuova partita, continua da una partita salvata e poi insomma fare il minigioco. Sarebbe carino fare una seconda run per vedere che cosa si sblocca ulteriormente, ma insomma direi che per questo gameplay può bastare così. Io per l'ultima volta all'interno di questo gameplay vi ringrazio per aver visto questo video, grazie a tutti coloro che saranno qua in Premiere. Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirmi su tutti i vari social di cui trovate i link qua sotto in descrizione. Noi ci salutiamo e ci vediamo nei prossimi giorni con l'inizio di una nuova serie, che per l'appunto sto ancora scegliendo, ma insomma nei prossimi giorni farò un po' chiarezza con me stesso e sceglierò. Penso rimarremo ancora al 99% su PS1, ok? Niente, ci salutiamo e ci vediamo nei prossimi giorni. Bye bye.